Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Gloria a Dio in Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Celebriamo con gioia, fratelli e sorelle carissimi, la Santa Pasqua del Signore, la celebrazione della vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte, il cuore della nostra vita cristiana, il cuore della nostra fede. Sapete che San Paolo dice che nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo, perché credere che Gesù è veramente risorto è una grazia del cielo. Il Vangelo di oggi, come tutti i Vangeli della risurrezione, ci fa capire questa cosa, perché nessuno ha visto Gesù risorgere, nessuno. Non è stato visto, neanche la Madonna l'ha visto risorgere. La Madonna è stata la destinataria della prima apparizione di Gesù, ma non ha visto il fatto della risurrezione. Il Signore ha lasciato un segno, la tomba vuota, e tutti quanti dinanzi alla tomba vuota, che tuttora adesso si può venerare a Gerusalemme, è l'unica tomba vuota esistente sul pianeta Terra, perché le altre o sono piene, oppure poi sono state svuotate perché le ossa sono state messe negli ossari, ma tombe vuote sul pianeta Terra non esistono, non sono mai esistite, ce n'è una sola. È solo che bisogna vedere perché è vuota, capite? Sapete che nel Vangelo parallelo di San Matteo è raccontato il fatto che i giudei, siccome sapevano che Gesù aveva detto dopo tre giorni risorgerò, avevano pagato corrotto i soldati per dire che mentre loro si erano addormentati, i discepoli erano venuti, avevano scardinato la pietra e si erano portati via il corpo, così andavano a dire in giro, a cantare la storia che era risorto. E questo fatto è successo veramente. Quindi, questo per dirvi che quando stiamo dinanzi agli eventi di fede, c'è sempre una doppia possibilità: crederci oppure dire no, stupidaggini, ci sarà una spiegazione umana. Capite? Vale per tante cose, no? Che riguardano le nostre verità di fede. Allora, approfondiamo brevemente la prima e la seconda lettura, perché nella prima lettura c'è proprio l'annuncio di San Pietro, il principe degli apostoli, colui che ha come missione proprio per antonomasia quella di annunziare la risurrezione di Gesù Cristo, perché è stato il primo a riconoscerne la divinità, perché la Chiesa esiste per annunciare al mondo solo una cosa: che Gesù Cristo è Dio, non è un uomo come tutti gli altri, ed è l'unico salvatore dell'uomo. Per cui la volontà irrevocabile di Dio Padre è che gli uomini riconoscano il Signore Gesù Cristo per quello che è, cioè Dio, si convertano a Lui, e come vedremo nella seconda lettura, vivano in maniera conforme ad una persona che ha abbracciato la fede nel Signore risorto. San Pietro basa, perché la nostra fede, scrive lui nelle sue lettere, non si fonda
su invenzioni o su favole umane. Lui racconta tutta quanta una serie di fatti realmente accaduti. Allora, dice: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Giovanni il Battista è esistito, ha fatto una predicazione penitenziale e ha indicato in Gesù l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Sapete che in questo momento il Padre stesso parlò dicendo: questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, e lo Spirito Santo si fece vedere in forma visibile scendere su di lui in forma di colomba. Questo per far comprendere come il Signore dà sempre dei segni per fare l'atto di fede. Non ci chiede di fare degli atti di fede completamente al buio. I segni ce li dà. Però quei segni non tolgono la nostra libertà, cioè di dire sì, credo, oppure no, non credo. Poi, come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, l'ha consacrato in Spirito Santo, appunto, ha fatto vedere questa sua consacrazione nel momento del battesimo, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Attenzione, beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Che significa stare sotto il potere del diavolo, secondo voi? Erano tutti indemoniati. Che Gesù ha fatto soltanto esorcismi a tutto spiano, quindi adesso qui oggi deve venire Gesù e farci l'esorcismo a tutti quanti e strilliamo tutti quanti perché siamo indemoniati? Succede questo? Vuol dire questo stare sotto il potere del diavolo? No. La gente si impressiona, quei pochi che ci credono, delle possessioni. Le possessioni esistono, io ne ho viste tante in vita mia, quante ne volete, e fanno anche un po' impressione a volte, ma la vera possessione non è quella dei corpi, è quella delle anime. E qui i posseduti aumentano assai, perché basta avere un solo peccato mortale sulla coscienza, non confessato, che anche se la gente non ci crede, perché se ci credesse correrebbe in confessionale, si è sotto il potere del diavolo. Gesù è venuto sulla terra solo per questo. La schiavitù peggiore che noi abbiamo è questa. La disgrazia peggiore non è che diventiamo posseduti. Molte volte i posseduti, sapete, diventano tali perché purtroppo c'è qualche persona cattiva che paga la gente che sa fare la magia nera per andare a fare del male al prossimo. E se una persona non è difesa molto dai mezzi di grazia, ne cade vittima, ma non ha, come dire, colpe personali o almeno dirette. Ma una persona invece che non vive in grazia, non vive in grazia per le scelte personali che ha fatto. Perché c'è sempre la possibilità di dire di no al peccato, qualunque cosa sia successa, anche se a volte costa grandi sacrifici, costa delle rinunce, perché dire di no al peccato costa delle rinunce. Quindi questa è la missione compiuta da Gesù. E dice: noi siamo testimoni di tutte queste cose compiute da lui nella regione di Giudea e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno, vedete, e vuole che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Quindi il fatto della risurrezione non l'ha visto nessuno, e Gesù risorto è apparso non a tutti, ma ad alcuni. Anche questo, sapete che c'è un motivo, no? Ora, gli apostoli durante la passione, poverini, sono caduti tutti. L'unico che si è ripreso abbastanza presto è Giovanni, che ha accompagnato la Madonna sotto la croce. Però in ogni caso voi capite che questa è la gente che per Gesù aveva lasciato tutto: casa, padre, madre, moglie, lavoro, figli, tutto. Quindi questo per farci comprendere che grazie particolari, dice, questi hanno visto Gesù risorto, perché loro sì e gli altri no? Gli altri cosa avevano fatto per Gesù? Tutti quelli che avevano fatto grandi cose per Gesù, lo si capisce non soltanto dai Vangeli ma anche da qualche rivelazione privata, lo hanno visto risorto. Solo chi però aveva fatto qualche cosa di grande per lui, perché Gesù nel Vangelo lo dice: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. Quale esperienza ci avremo noi del Signore? Quale contatto ci avremo noi con il Signore? Sapete quale? Tanto quanto tu ti metti in condizione di riceverli. Se noi al Signore non gli diamo niente,
non preghi mai, non vai mai a messa, non fai niente, perché il Signore dovrebbe manifestarsi a te? Ti farà misericordia, certamente ti perdonerà se tu ti penti e ti vai a confessare, questo lo fa con tutti. La misericordia è aperta a tutti coloro che si mettono in condizione di riceverla, ma perché dovrebbe darti una grazia particolare? Sapete che ci sono stati grandi santi che hanno visto la Madonna, hanno visto il Signore, ma andatevi a leggervi la vita. Siamo capaci noi di fare quelle penitenze, finita la Quaresima, ripensiamo alle penitenze che abbiamo fatto in Quaresima sperando che qualcuno l'abbiamo fatta, ma siamo capaci di fare, ma se vi leggete le vite dei santi ci sta da sentirsi male, e te credo che quelli hanno visto il Signore. Se erano capaci di soffrire così tanto per amore suo, di rinunciare a così tanto per amore suo, è giusto che ci abbiano qualcosa di più. A me non mi appare il nostro Signore, giustamente, perché non ci arrivo alla statura di quei grandi santi. E quindi non è giusto, non sarebbe giusto, e non lo fa. Quindi attraverso questi tramiti, che però hanno visto, quindi la nostra fede si basa su dei fatti concreti, ci ha ordinato di annunciare a tutti che Egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Questa è l'informazione. Questo è stato, questo abbiamo visto e questo ti annunciamo. A te la libertà di crederci o no. Guardate che Cristo è il giudice dei vivi e dei morti, di tutti. Sapete che la conversione è un atto libero, non può essere forzato, ma è volontà di Dio che tutto il mondo si converta a Cristo, Tutti, nessuno escluso. 7 miliardi di persone, tutti convertiti a Cristo. Questa è la volontà di Dio, senza nessun dubbio. Perché Gesù Cristo è il Salvatore universale di tutti, e la Chiesa infatti ha sempre annunciato Gesù Cristo dappertutto, a tutte le genti, senza imporre nulla a nessuno, perché la fede è un atto libero, l'adesione al Signore è un atto volontario, ma tutti devono avere questa informazione, la devono avere. Allora, seconda lettura, brevissimamente, che abbiamo quasi finito il tempo. Come vive una persona che ha accolto il Vangelo, si è convertita? San Paolo è sempre molto lapidario. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Che significa? Non è che uno sta con la testa per aria, ma che tutta quanta la vita terrena è orientata verso il fine soprannaturale. Dicevo anche ieri sera, l'ho detto anche venerdì alla Via Crucis, noi qui sul pianeta Terra non ci stiamo in eterno, capite? E chiederci che succede dopo è un atto doveroso, perché se non te lo chiedi adesso, poi non si sa che succede dopo. Allora, una persona che vive la fede, vive evidentemente con i piedi per terra, quindi servendo e amando il Signore e i fratelli qui, ma sempre con l'ottica verso il cielo. Sa che alla fine della vita terrena tutto quello che noi facciamo ce lo ritroviamo, sia in bene che in male. Quindi se uno ha fatto una grande vita piena di opere buone, piena di virtù, avrà grande ricompensa dal cielo. Se uno non ha fatto questa vita, non avrà grande ricompensa dal cielo. Se uno ha fatto una vita senza Dio, ma che cosa pensate che riceva nel cielo? L'ho detto nei giorni scorsi. Dobbiamo pensare, vanno tutti in paradiso? E tutti allo stesso modo? Io faccio sempre questa. Padre Pio sta allo stesso grado di gloria di una persona che non ha mai messo piede in chiesa, bestemmiava, è il classico senza Dio, indifferente, lussurioso. Voi ve lo immaginate? Sta vicino a Padre Pio una persona che è fatta così? È la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. È per questo che dobbiamo pensarci adesso, al dopo. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo a Dio. Stanotte ho spiegato bene cosa significa. Morti significa morti al peccato, cioè un discepolo di Gesù il peccato mortale non lo commette più, può farlo perché c'è la grazia di Dio. Quando uno è morto, se sei morto, purtroppo tutti quanti noi abbiamo avuto esperienza con sorella morte, abbiamo visto come è un cadavere. Che fa un cadavere? Nulla. Ecco, morto al peccato significa che il peccato è come se non ci fosse. E quando vengono i fidanzati a dirmi che possiamo fare? Che potete fare? E niente. Perché fuori del matrimonio che possiamo fare è niente. Questa è la dottrina immutabile della Chiesa. Qualunque cosa si faccia fuori del matrimonio, peccato mortale,
Quindi se tu sei morto al peccato, se c'è la vocazione al matrimonio, ti conserverai vergine fino al matrimonio e dopo vivrai felicemente quello che il Signore vuole nel rapporto tra un uomo e una donna. Se no, non esiste. E se non ti sposi, non esiste. Guardate che i cristiani hanno sempre vissuto così, eh? Non fate caso a quello che vediamo oggi in giro. Leggetevi e informatevi, documentatevi. Io ne ho lette tante di cose, per questo che parlo in questo modo. So quello che dico quando sto sul pulpito. Capite? Ragazzine nei primi secoli che, sapete, venivano martirizzate e spronate dai leoni, ma prima di andare a morire martiri, sapete che cosa facevano per prenderle in giro? C'era il giochetto del peccato originale. Guardate che ci stanno nelle fonti storiche. Le spogliavano nude, le mettevano in mezzo all'arena, legate a un palo con un serpente che gli girava intorno per fare la parodia del peccato originale, no? C'era il serpente che ha sedotto la donna, nuda, no? Perché erano nudi nell'Eden. Quando quelle bambine tornavano nelle segrete sotterranee, prima di essere sbranate, sapete che facevano? Piangevano a dirotto perché dicevano: ma hanno visto tutti quanti nuda. Adesso vado a morire martire, ma chi lo sa se il Signore gradirà il mio martirio, perché sono stata sporcata nella mia purezza. Bambine di 12 anni. Capite che significa? Cioè non erano preoccupate che le zanne dei leoni le avrebbero dilaniate vive. Erano preoccupate che contro la loro volontà, perché non avevano certamente fatto questa cosa perché lo volevano, erano state esposte alle pubbliche visioni oscene. Quindi, capite, non ragioniamo noi vedendo le pazzie che vediamo in giro oggi. Noi stiamo oggi viviamo in un mondo di matti, eh? San Pietro è stato fatto crocifiggere al contrario, perché voleva vedere il mondo come lo vedono i pagani. Oggi siamo peggio che i pagani. Il mondo è tutto a rovescio. Per cui chi vuole riscoprire la fede deve essere capace a fare un'inversione a 360 gradi, liberandosi da modi di pensare e di vedere che di cristiano oggi purtroppo non c'hanno più assolutamente nulla. Siamo lodati Gesù e Maria.